Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Madagascar il videogioco. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. La scorsa puntata ci siamo lasciati con ammutinamento, oggi invece eccoci qua alla giungla misteriosa. Allora, io adesso ho un vuoto di memoria su questi due livelli, devo essere sincero. Non mi ricordo quale dei due è quello che ho in mente adesso. Ok, è questo. Vi devo fare una confessione su questo livello. Oh no, che è successo? Dove sono? Ehi! Ehi! C'è qualcuno? Marty! Melman! Gloria! Gloria! Mammina! No, poverino! Deve essere il nostro nuovo zoo. Ma mi sembra carente di personale. Eh beh. Scommetto che è lo zoo di San Diego. Ma no, dai. Tutti saranno a fare surf oppure yoga. Ehi, un momento! Quella è la cassa di Marty! Deve essere qui vicino. Oppure naufragato. No, meglio la prima. Mi conviene trovare lui e gli altri. Forse dai, da qualche parte c'è una mappa. Li troveremo, vedrai. Allora, la mia confessione su questo livello. La mia confessione è che io questo livello da bambino l'ho cheatato. Cosa voglio dire? Più avanti, se è quello che mi ricordo, e penso proprio di sì, ci sarà un punto in cui si può saltare. E io quel pezzo da bambino l'ho saltato tutto per evitare il livello. Sappiate solo questo. Però adesso vediamo cosa si nasconde. Via dalle me, tupidi granchi. Cosa si nasconde nelle ostriche. Sono abbastanza sicuro che l'acqua mi farà male. No, ok, no, invece sarò anche un gattone. Ma sono un gattone che sa nuotare, per fortuna. Allora, uno, due, ecco qua. E un cerchio, è andato. Volevi sfuggirmi. Maledetti voi che nascondete queste monete. Ci posso fare qualcosa con questi fiori? Penso di no. Perfetto. Allora, dentro la scatola non c'è nulla. Vai via. Via. Sti granchi maledetti. Datemi le cure che mi faccio le vite così. Grazie. Aia. Crepato. Altopiano perlifero. Sai che io non me lo ricordavo così lungo. Cioè, questo inizio così inizioso. Devo essere sincero, mi ricordavo che era subito la parte che pensavo. Cos'è? Ah, il ragno. È la scena del film dove gli appare il ragno sulla schiena, poverino. Portaci dei fiori. Portaci dei fiori? D'accordo, aspetta, ti porto prima da quelli lontani. Vi ci porto io, aspetta. Sbrigati o ti pungeremo. Ma povero. Sbrigati o ti pungiamo, ma che cattiveria. Portaci dei fiori. Non me la ricordavo questa cosa, pensavo che i fiori erano solo ornamentali, invece no. Portaci dei fiori. O ti pungeremo, d'accordo, vi porto dei fiori, venite con me. Fiori, Fiori, Dio mio, non me le ricordavo queste discussioni. Portaci dei fiori. Subito. Fiori, Fiori, Portaci dei fiori. Ma questo livello è tutto vai dai fiori? Fiori, Ma perché questo taglio, fiori? Portaci dei fiori. Va bene, un attimo. Fiori. Stavolta l'hanno tagliato ancora prima, fiori. Un mango. Ah, il mango si usa con triangolo, va bene. Buono da sapere. Qua c'è una cura, grazie. Allora, c'è ancora un fiorellino che vi posso mostrare. Ed eccolo qua. Secondo me l'audio dovrebbe essere più lungo. Cioè dovrebbe essere fiori o qualcosa del genere. Invece viene tagliato malamente anche. Poverini. Ehi, questi manghi sono perfetti da lanciare. Anche da Forse mangiare. Forse posso usarli per colpire quei disgraziati che continuano a prendermi di mira.
O magari gridagli contro? Morto. Raccogli i manghi e premi triangolo per lanciarli. Grazie, l'ho scoperto da solo. Lì c'è... Credo che quella sia... Non mi ricordo, c'è il danno da caduta? Credo di sì, eh. Oh no. Sai che non mi ricordo? Penso... No, via da me, api. Che non ci sono più fiori. Voi non... granchi di San Diego siete meno amichevoli di quelli delle mie parti. No, credo che non ci sia il danno da caduta. Però questo non ci arrivo ora. Proseguiamo di qua. Allora, mi sembra di aver visto un altro cerchio, invece no. Uno e due. Per fortuna che il danno da caduta in questo gioco non esiste. Sai che danni ci saremmo fatti con ste cadute? Questo cos'è, un nido? Finalmente qualcuno con cui parlare. I granchi non parlano. Vorrei solo... Come osi cogliermi di sorpresa per rubare le mie preziose perle, mostruoso gattaccio? Ah, pensavo che fossero uova io. Tanto per cominciare, anche se siamo a San Diego, dalle mie parti avvicinarsi a qualcuno dal davanti e rivolgersi a lui in tono piacevolmente modulato non è considerato cogliere di sorpresa. Questo è vero. Bene, mi fa piacere che siamo d'accordo. Questo è vero. Ora ascolta, devo trovare i miei amici. Hai visto qualche faccia nuova simile a me? I giganti? Sì, li ho visti. Raggiungi la spiaggia e prendi 6 perle scintillanti per la mia raccolta. Poi parleremo. D'accordo. Prendi quelle perle, sua criniera. Sua criniera. Voi di San Diego non siete poi così tranquilli come si dice. A quanto pare no. D'accordo, andiamo alla raccolta di perline. Grazie. Questi fanno sempre comodo da prendere, almeno abbiamo una scorta, uno di cure e 2 di vita, stavo giusto per dire. Grazie. Le perle sicuramente sono dentro le ostriche. E anche le cure. Chissà se il banco delle informazioni è vicino. A parte che prima non ce n'erano così tante, cos'è? Il mare le ha portate nel momento in cui me ne sono andato? Ne manca ancora una. Che sarà qua dentro. Grazie. E qua invece c'era una cura. Buon per me. Il banco delle informazioni è vicino. No, credo proprio di no. Ecco te le perline. Bel lavoro. Ora sparisci. Ehi, è il nostro accordo? Ora dovresti dirmi dove posso trovare i miei amici. Sempre più avanti. Credo di averli visti vicino alla cascata. Ora levati dai piedi. Ora levati dai coglioni. Adesso ti spavento. E non, lui non ha battuto ciglio. Non me lo ricordavo assolutamente così lungo questo livello. L'aria condizionata deve essere spenta. Dovrò parlare con qualcuno. Ehi, ma è Marty? No, è Gloria. Ah sì, ci sono anche gli altri. Forse non riesce a sentirmi, devo salire fin lassù. Sembra quasi un'allucinazione che lui sia arrivato lì e sono scomparsi nel momento esatto in cui lui è arrivato. Allora, dobbiamo prendere tutti i cerchi. Dobbiamo prendere tutti i cerchi, va bene. Le apine, dobbiamo cercare... grazie Magnete. Andiamo alla ricerca. Stavo dicendo, andiamo alla ricerca dei... No! Delle apine per i fiori. I fiori nascondono i soldi, quindi un fiore è qua, allergico. Un fiore è lì. Perfetto, ce ne sono già 2. D'accordo, cerchiamo le api. Ehi, ci sono dei pesciolini che nuotano. Potresti mangiarteli. Sei un gattone. Avresti risolto il film se avessi mangiato fin da subito i pesci, però... Non si vede bene, ma credo che nell'acqua ci siano dei pesci. E me lo stai dicendo perché? Vabbè, in ogni caso... Spero che siano pesci allegri e assolutamente non mordaci. Spero per te che non siano dei piragni, allora. Allora, proseguiamo, visto che le apette per adesso non ne ho viste. Comunque il magnete è veramente rotto tanto, cioè... Non mi devo neanche preoccupare di dove prendere le monete io. Dovunque loro siano, c'hanno un raggio che è magnifico. Scusami, se vado di qua. Spero di non essere allergico. No!
Vabbè, lo immaginavo. Che è successo? Lo immaginavo sarebbe successo, però volevo vedere se potevo andarci più che altro. Proseguiamo. Stavolta niente tuffo nella cascata. Ma quanti fiori che ci sono? Ma le api dove sono? Vabbè, ci sono intanto... fiori dappertutto. A Melman la cosa non piacerà affatto. Intolleranza o fastidio del polline? Quindi, tornando qui adesso, proseguiamo da questo lato. Vediamo. Niente granchi a questo giro, sembrerebbe di no. Però lì c'è una cura. E sicuramente c'erano anche il banco delle informazioni, i soldi vicino. Qua. Per quello c'erano le cure. Però tanto con il magnete, neanche il tempo di arrivare, li abbiamo già presi. Una farfalla. Ehi, salve, bestia gigante, come stai? Ciao! Come stai? Ciao! Cos'è, allergia? Maledetta febbre da fieno. Ah, ok. Mi sta dando un sacco di fastidi e mal di testa. Come fa un'ape a prendere la febbre da fieno? La doppiatrice l'ho già triste, sentita. È vero? Abbiamo polline a volontà, ma non ci sono fiori da impollinare. Duh. Ne hai visto qualcuno? Fiori? E in questo zoo ce ne sono tanti. Eh già. E tu per caso hai visto una zebra, un ippopotamo e una giraffa? Te lo dirò se vai a impollinare. No, caro, però se porterai 3 api del mio sciame dai fiori, io invierò alcuni fuchi a cercare i tuoi amici. Va bene. Mi piace l'idea, finalmente qualcuno che collabora. Esatto. Ora ti avverto che le mie api non amano gli estranei. Cerca di non metterci troppo tempo a portarle dai fiori. Ma io avevo letto 5, non 3. Comunque. Portaci dai fiori. Ti ci porto subito. Tieni. Fiori, oh. Fiori, oh. Allora, aspetta. Subito. Ecco a te. Allora, ne abbiamo visti un bel po', però aspetta, devo un attimo rimappare il mio cervello. Devo buttarmi di sotto se voglio trovare subito i fiori dopo. Venite. Portaci dei fiori. Subito. Allora. Eccoli qua. Ecco te i fiorellini. Allora, qui ce n'è solo un altro, quindi dopo mi ci ributto di sotto e prendiamo i soldi. Le piante sono belle, ma preferisco in tutto e per tutto lo zoo di New York. Allora, ce n'è uno in fondo, uno dove c'è la grotta, e adesso ci torniamo, infatti, e basta. Ce ne rimangono solo 2. Ah, grazie infinite, tesoro. Ti dirò che uno dei miei fuchi ricorda di aver visto i tuoi amici lungo quel sentiero. Perfetto, ci andrò subito. Grazie, Apetta. Portaci dei fiori. Comunque la doppiatrice di quest'ape, stavo dicendo, è la doppiatrice che fa anche Barbie nei videogiochi di Barbie. Venite con me, che vi porto dall'ultimo fiore in zona. Dove sono? Aspetta. No, 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 era l'altro. Ecco qua. Fiori, eh? Mi fa sempre morire sta vocina. Benissimo, e questi fiori sono a posto. E io posso proseguire? O c'è qualcosa di nascosto? Qua c'è un altro fiore, aspetta. Di solito preferisco gli zoo un po' più Portaci dei fiori. Sì, vi ci porto subito, venite con me. Ecco te. Fiori, oh. Ok, giustamente sono fiori. Non è che mi potessi aspettare che un fiore che spara magie lo potessi... gli potessi fare qualcosa con un ruggito. Ecco fatto. Me ne mancano solo 4. Fiori che sputano? Aiuto. Aspetta. Abbassati. Perfetto. Altri 3 e siamo a posto. Quello è un super fiore. Se mangiassi quella pianta, il mio ruggito diventerebbe fortissimo. Sicuramente. Ragni. Beh, vai di peperoncini allora. Madonna mia. Sono un ragno. Quando mangio delle piante strane posso fare un super ruggito, ma solo per un breve tempo, perciò non devo sprecarlo.
D'accordo. Quindi i ragni li ammazzo solo con il super ruggito o con anche i ruggiti normali? È un'informazione giusta da sapere, eh? Di qua si passa? Di qua si passa, sì. Quindi, addentriamoci nella zona dei funghi. Devo proteggere questi funghi? Chiedo scusa, hai visto una zebra da queste parti? Ah, sì, l'animale striato. L'ho già sentita anche sì, questa voce. Proprio lui. Sai dove è andato? Non riusciva a trovare un certo banco della reception e si è allontanato nella giungla. Ma come? Sembrava avere molta fretta. Di questo passo non lo troverò mai. Eh no. Ma se tu fossi più piccolo ti porterei in volo. Avrò bisogno di qualche aiuto. Ti va di restare qui a proteggere i miei funghi mentre cerco qualche amico? Ah, ok. Certo. Perché... vedi quegli scarafaggi laggiù? Non appena andrò via cercheranno di rubare tutti i miei funghi. No. Se riuscirai a salvarne un numero sufficiente ti aiuterò. Va bene. Cerchiamo di salvare abbastanza funghi. Via da qui! Questi funghi non vi appartengono! Mushroom! Ehi! Devo salvare almeno 4 funghi. Aspetta. Devo salvare 4 funghi. Aspetta. No, i miei funghi. Solo un idiota protegge dei funghi. Bastardi. È difficile. Sembra una cazzata, ma è difficile sta missione. Che poi non prende neanche le piante, maledetto Alex. Ce l'ho fatta alla fine. Uff. Grazie. E questo era il pezzo che ho citato. Però io ho un ricordo totalmente diverso di questa zona. Io mi ricordo che questa zona era solo questo praticamente. Invece no, c'era tutto quel pezzo prima. Madonna, ho un sacco di mango da poter tirare. Chissà se posso anche solo spaventarli. Basta così, questo posto fa schifo. Non sei qua neanche da una mezza giornata e già ti lamenti? Giustamente, fa schifo sta zona, eh. Posso spaventarli? Ecco fatto. Allora, siamo a 80 monete. Possiamo farcela, secondo me. Ma in quale zoo si trovano cose del genere? In un pessimo zoo, ecco. Tra l'altro lì c'è un cerchio, ci possiamo arrivare. Forse il mango non devo sprecarlo, eh. Come ci arrivo qua io? Ah, si abbassa lui, ok. Ok, ci manca solo un cerchio. Cioè, solo due cerchi. Uno lì e uno là in fondo, benissimo. D'accordo, proseguiamo questa zona allora. Ok, qui si crepa. Voi ragni dovreste tornare passa. Nella vostra gabbia. Non credo che abbiano una gabbia, sai? Allora, ci arriviamo? Ci arriviamo. Vieni qua.
Ok, funziona il mega urlo, ma non quello normale. Ma che poi cosa serve ucciderli sti ragni? Non mi stanno cercando di attaccare, mi sembra. No! Ed è caduto. Passiamo. Ho cercato di concedere il beneficio del dubbio a questo zoo, ma ora basta, è un brutto posto. Eh già. Allora, vieni qua. Aia, che dolore. Che prendiamo questo cerchio appena scende. E siamo arrivati a 10. Quanto mi dai? 10 monete. Pensavo che me ne avrebbe date 20 o almeno 15. Basta, ecco, così fatto. Questo posto fa schifo. Poverino. Allora, rieccoci qua. Stavolta cerchiamo di non cadere di sotto, va bene? Basta così, questo posto fa schifo. Sì, ma questo è ancora vivo. Questo qua è rimasto bloccato in questa posizione. Vabbè, ucciderli tanto non mi cambia niente in realtà. Quindi dobbiamo solo riuscire a trovare queste ultime 10 monete. Ma io ho un ricordo vivido di questa zona. Cioè, in anni e anni che sono passati da che l'ho giocato questo titolo, io ancora me la ricordo questa zona. E mi ricordo di essermi buttato di sotto per riuscire a trovare subito gli altri. Ma in realtà è molto più lunga di quanto mi ricordassi. Cioè, io mi ricordo proprio di essermi buttato giù in un angolo, proprio a caso, nella speranza, dai, ci provo, e di essere arrivato giù. L'ho ucciso. Ecco fatto. Allora, lì ci sono altri fiori da impollinare. Voi ragni dovreste tornare nella vostra gabbia. Due. Questo vuol dire che da qualche parte ci sono le api. Eccole qua. Venite con me. Portaci dei fiori. Vi ci porto subito. Così mi date le ultime 10 monete mancanti. Fiori. Allora, e uno è andato. Dio mio, stavo per cadere. Venite ancora con me. Portaci dei fiori. Subito, signore. E ecco qua. Fiori. E 100 monete furono. Vedermela con i ragni. Aia, che dolore. Vai via. Ecco fatto. Quindi non mi devo più preoccupare delle monete. Ora tutto ciò che mi devo preoccupare è solo la mia vita e i ragni. Dunque, proseguiamo e vediamo dove finiamo. Teniamo il dito sul quadrato, che non si sa mai. Ma guarda, il sentiero è molto stretto. Eccoli. Devo muovermi qua con attenzione. Sono arrivato. Scusami, io mi ricordo esattamente di essermi buttato da un albero molto in alto ed essere arrivato in questa uscita. Dov'è andato Melman? Era proprio dietro di noi. E adesso troviamo Alex, Alex, però. Marty, Gloria! Mi ha toccato la testa. Calmati, che cosa ti ha toccato la testa? Un ragno. In effetti non lo so, ma era buio e qualcosa mi ha toccato la testa. Le corna? Sei piuttosto alto, sai. Oh. Zitti ragazzi, zitti. Avete sentito? Guardate là. Mi piaci se ti muovi. Mi piaci quel se ti muovi. Mi piace quel che muovi. E allora, muovi. Scusatemi, ci stava, ci stava. Livello sbloccato! Salva i lemuri! Va bene, sarà la prossima missione. Anche perché il minigioco che c'è sotto è la festa dei lemuri. Poi cos'altro abbiamo? Il banchetto selvaggio, madonna. Quanta roba che ci sarà da fare ancora. Prassi di ogni fine episodio. Passiamo da questo negozio a comprare qualcosa. E abbiamo preso tutte quante le vite. Quindi mi sono sbagliato la volta scorsa dicendo che alla fine avremmo dovuto comprare con 100 monete. Però ci compriamo anche le orme infiammate, perché così usiamo queste 50 monete a sfregio. Che poi in realtà le orme infiammate, se non ricordo male, non servono a niente. Lasciano solo la scia di fuoco dietro, ma niente più.
Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, vi ricordo che in descrizione trovate sempre il link per vedermi sul sito Viola. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.